Buonasera dal telegiornale regionale della RAI. In apertura l'operazione di polizia e guardia di finanza contro l'andrangheta. Un centinaio le misure cautelari tra Lombardia, Calabria e Toscana, 54 nella nostra regione. Preoccupano le capillari infiltrazioni nel tessuto economico e produttivo. Tra gli indagati anche un ex sindaco, un ex assessore di Lomazzo nel Comasco. L'appello della Procura di Milano agli imprenditori, non giocate con il fuoco. I servizi sono di Maria Chiara Grandis e Alberto Ambrogi. Chiunque si avvicina a questo mondo, magari per difficoltà, per timore o nell'illusione di riuscire a ottenere migliori condizioni o di guadagnare di più, deve sapere, deve rendersi conto che sta veramente giocando col fuoco. Imprenditori vittime, imprenditori collusi. Dalla Procura di Milano l'appello alla società civile dopo la maxi operazione di polizia e guardia di finanza contro l'andrangheta. Su oltre 100 misure cautelari in tutta Italia, 54 in Lombardia. La criminalità organizzata al nord da tempo ha cambiato faccia. Hanno sostituito le mazzette provento delle estorsioni con le distrazioni dalle società poi portate al fallimento e con i proventi dell'evasione fiscale. Le mani delle 'ndrine sul trasporto, la ristorazione, servizi di pulizia e facchinaggio. Interessi nuovi accanto a vecchie attività come il traffico di droga. Oltre una tonnellata di cocaina importata dal Sud America anche durante il lockdown. Nelle intercettazioni i riferimenti a una locale europea, una sorta di coordinamento delle cosche. La Svizzera considerata terreno fertile per gli affari. Parte dei soggetti di queste organizzazioni si erano trasferiti fisicamente in Svizzera, dove avevano avviato una locale immaginando di poter sfruttare lì anche una normativa secondo loro più favorevole. Tre procure al lavoro, smantellata la rete di interessi collegati alla cosca Molè. In Lombardia ricostruiti gli ultimi 15 anni di presenza dell'andrangheta fra Como e Varese.